Il classico appuntamento organizzativo della Cicli Sport ah, è Masotti, ormai consolidato nel panorama amatoriale, l'ottavo trofeo Bar Rolando Monsummano Terme, la settima tappa del giro della provincia di Pistoia 2018 e ritrovo come abbiamo visto presso il bar eh, Rolando eh, di eh, Monsummano Terme un eh, bar che gli appassionati di ciclismo sono abituati a eh, riconoscere e a trovare come punto di riferimento per quanto riguarda proprio il mondo del ciclismo amatoriale perché questa non è l'unica eh, manifestazione anche qualche mese fa eravamo proprio nei pressi del bar Rolando per un'altra eh, manifestazione Ciclisport Maso che spesso e volentieri siamo abituati a vedere impegnati eh, con il servizio di eh, cambio ruote alle gare di tutte eh, le categorie in tutta la Toscana e non solo, che invece in questo sabato pomeriggio, in questo caldo eh, sabato pomeriggio, si eh, ritrova, si impegna. Per uh, questo impegno, uh, scusate la ripetizione, organizzativo che come sempre raccoglie un grande uh, successo. Come dicevamo, un bel sabato pomeriggio, caldo uh, ma non troppo, che quindi ha permesso anche diversi eh, partecipazione anche con qualche faccia un po' più nota per quanto riguarda il mondo del ciclismo. Due le partenze come sempre che eh, verranno affrontate che noi seguiremo proprio come due gare completamente distinte. La prima che comprende la categoria Elite Sport M1, M2, M3 M4 e cinque minuti dopo quella che comprende le categorie M5, M6, M7 M8 e la categoria femminile. Come siamo soliti eh, ricordare eh, noi seguiremo adesso la prima gara poi faremo una piccola pausa e andremo a seguire la seconda le seguiremo eh, eh, passateci il termine in compartimenti stagni cioè eh, prima seguiremo la prima gara come se si fosse svolta eh, in per, come prima gara e poi proprio come se fosse partita una volta arrivata la prima competizione seguiremo anche la gara riservata a quelli un pochino più esperti un circuito eh, da ripetere per sei volte di 12 km eh, <ride> Chilometri attraverso via Maestri del Lavoro, eh, dove è posizionata la eh, partenza. Quindi, via Risorgimento, via della Costituzione, via della Repubblica, eh, l'innesto sulla via Francesca. Quindi, Vergine dei Pini, Pozzarello, Vergin Chiusa, Bizzarrino, e poi eh, fino ad arrivare a, a Pazzera fossetto e poi appunto fino ad arrivare al rettilineo finale che abbiamo appena visto inquadrato dalle nostre telecamere in via maestri del lavoro. Dicevamo 6 le volte da percorrere questo giro per un totale di 72 km, essendo 12 km ogni giro. Partita proprio in questo istante la prima gara, quindi quella eh, riservata alla categoria Elite Sport M1, M2, M3 ed M4, avvio subito davvero decisamente veloce. Eh, non hanno come dire, voglia di star troppo a guardarsi questi che sono coloro che fanno parte dei più giovani, passateci il termine e soprattutto mi riferisco a coloro che correranno in seguito. E qui vediamo sfilare il gruppo che ci fa vedere davvero la buona partecipazione a livello numerico. Ricordiamo che questa è la prima parte, quindi altrettanti poi partiranno solo i cinque minuti dopo. E quindi sicuramente un bel successo organizzativo per quanto riguarda la Ciclisport Masotti. Adesso ci siamo posizionati in fondo al gruppo per eh, seguire anche da questa eh, visuale la situazione. Quando siamo? Nel corso del primo giro, più o meno a metà del primo giro, c'è da registrare un tentativo piuttosto numeroso sulla testa della corsa. 7-8 gli atleti che compongono questo tentativo, tra questi riconosciamo anche Leonardo Giordani, proprio in penultima eh, posizione con eh, la maglia dell'Agliana. Eccolo qua, reduce proprio eh, dal Giro d'Italia, lui che lo ha corso come corridore e poi si è ritrovato in un certo senso. Eh, alla guida di una delle auto eh, della giuria, l'esperienza della quale si è dichiarato decisamente soddisfatto e adesso però è tempo di continuare a ricominciare, anzi a durare eh, fatica sulla bicicletta. Oltre a Giordani che abbiamo eh, già riconosciuto abbiamo col dorsale 162 Barni della Baglini Central Chimica, con il 58 Benedetti della Villa Franca, con il 5 Matteori della Nova Primavera Forcoli con il 151 Longobardi della Cikeln, poi con il 228 Balli della New MT Bike, intanto vediamo anche la situazione alle spalle con il 158 Duranti della Colonna Bike, con il 107 Sani del Non-Train e con il 169 degli Innocenti della Polisportiva Italy Team. Questa coppia che vediamo inquadrata è a soli 20 secondi di ritardo. Dagli atleti che vi abbiamo appena ricordato con il dorsale 173 è il liccione della Tutti in Sella, con il 223 è Giustfredi del maialetto. Ancora più indietro, a 30 secondi, un'altra coppia ed è quella eh, composta dal dorsale 213 che è Mazzola, Mazzuola del gruppo maglificio eh, del Carlo e insieme a lui, ne diamo conto, comunque col dorsale 167 Rilli del ciclo San Ginese. Questa tracopera segnalata a 30 secondi di ritardo avanguardia gruppo che vediamo inquadrata in lunghissima, neanche lunga, lunghissima eh, fila indiana a 40 secondi, quindi vari frazionamenti sulla testa della corsa, col tentativo sulla testa che comprende 10 atleti, 10-11 atleti se non andiamo errati ma i distacchi sono decisamente eh, ristretti e quindi ancora è tanto quello che eh, può dire, intanto passiamo di fronte proprio al negozio inaugurato da non troppo tempo, un anno o due mi sembra di ricordare della Cicli Sport eh, Masotti e ci riportiamo sulla testa della corsa eccola qua, gli atleti che vi abbiamo già ricordato eh, pochi istanti fa che eh, adesso, per esempio, abbiamo Longobardi. Se non andiamo errati, a fare eh, l'andatura ovviamente, come consuetudine. Per quanto riguarda le gare amatoriali, ci sono sempre eh, più eh, categorie. E in questo caso dobbiamo fare anche un plauso agli organizzatori, perché il rendere i colori diversi eh, dei dorsali rende sicuramente più eh, facile eh, il riconoscimento, proprio a colpo d'occhio, ed è sicuramente un beneficio. Non so quanto lo possa essere per coloro che si trovano in corsa, ma sicuramente per chi riparda è davvero una, una cosa in più e quindi per questo mi sento di fare veramente complimenti a chi ha pensato, questa cosa è veramente eh, importante. Un, un altro appello che posso fare personale, se proprio ci deve essere il numero a destra, mettiamolo anche a sinistra, perché altrimenti diventa veramente complicato eh, seguire, ovviamente perché dobbiamo stare su questo lato della strada. Ehm, per poter permettere soprattutto la sicurezza di coloro che si trovano in corsa. Come detto siamo all'inizio del terzo giro, lasciamo andare la fuga per capire com'è la situazione alle spalle, perché ha aumentato il vantaggio di chi si trova al comando. A un minuto transita con il dorsale 227 Ravai della Sport Group, a un minuto e 15 transita questo terzetto quindi anche in questo caso davvero un grosso eh, frazionamento a due minuti quest'altro quartetto eccolo qua che lo riconosciamo questo eh, quartetto che sta appunto eh, che, che è segnalato a due minuti di ritardo dalla testa della corsa quindi il gruppo è ancora più indietro ci siamo riportati sulla testa della corsa e siamo appunto eh, tornati su coloro che eh, fanno parte eh, della fuga con Leonardo Giordani appunto che adesso sta eh, facendo eh, l'andatura alzandosi sui pedali, la sensazione, no, sono sempre gli stessi, sono sempre 10-11 coloro che compongono la testa della corsa, però c'è da fare una notazione, se così vogliamo dire, a questo punto eh, della gara, perché eh, probabilmente dovuto al grosso frazionamento, perché ricordavamo nella situazione precedente avevamo la fuga. Poi dopo la fuga c'era un atleta, poi altri tre e poi altri quattro che erano a due minuti il gruppo era decisamente qui indietro, dicevamo probabilmente dovuto a questo grosso frazionamento il gruppo ha sbagliato strada e quindi gran parte di questi eh, si sono eh, fermati. Non per voler fare l'avvocato del diavolo, però eh, almeno a me hanno sempre insegnato che il percorso va conosciuto e quindi le frecce ci sono e bisogna eh, saperlo il percorso e quindi eh, probabilmente hanno approfittato per fare una passeggiata a coloro che erano in gara e eh, va bene uguale, tanto è tutta una festa di sport questa, non è niente per cui vale la pena di arrabbiarsi troppo. L'importante è che alla fine nessuno si faccia veramente male, poi il resto è tutto relativo, è tutto... Eh, secondario, e quindi ci siamo riportati adesso eh, sulla testa della corsa. Vediamo appunto la capillare organizzazione della Ciclisport Masotti. E siamo tornati nuovamente sulla testa della corsa, dove ancora una volta Giordani che sta facendo eh, l'andatura. Lo riconosciamo in modo particolare. Leonardo Giordani, non ce ne vogliano eh, gli altri, ma anche eh, per il suo trascorso, ci rimane più facile eh, riconoscerlo e quindi è quello il motivo per cui poi si trova spesso e volentieri a fare l'andatura ripeto che purtroppo non avendo i numeri a sinistra è veramente difficile eh, riconoscere chi si trova sulla testa della corsa però andiamo a ricordare la composizione così come l'abbiamo data poco fa perché abbiamo Barni della Baglini Central Chimica Benedetti della Villa Franca Matteoli della Nuova Primavera Forcoli Longobardi della Cical Balli della New MT Bike Duranti della Colonna Bike Sani dell'Ontraeno e degli innocenti della Polisportiva italitima e quindi siamo proprio al passaggio dalla zona arrivo dove suona la campana che preannuncia l'inizio dell'ultimo giro, quindi ultimi 12 chilometri per la testa eh, della corsa che continuiamo a seguire. Anche Alberto Masotti, impegnato come sempre in tutte le sue. Eh, manifestazioni organizzate proprio eh, dalla sua famiglia, comunque in tutte le cose che organizza e nel quale sono impegnati la Cicli Sportnosotti Anzi, cogliamo l'occasione per fare gli auguri ad Alberto che è diventato maggiorenne proprio di recente. Un traguardo importante, quello dei 18 anni, quindi è giusto anche eh, fare. Gli auguri e adesso ci siamo riportati sulla testa della corsa perché quando siamo a circa 3 km eh, dall'arrivo è cambiata la situazione perché se n'è andato eh, tutto solo. Antonio Valletta della tutta in sella Ciclo eh, Sovigliana e questa è la situazione che si presenta alle sue spalle. Che eh, ha 40 secondi di vantaggio su quelli che erano il resto della fuga. Avevamo la sensazione poco fa, quando davamo la composizione della testa, che il gruppo al comando fosse leggermente più numeroso e infatti il fatto che Valletta si trova sulla testa della corsa ci dimostra appunto che si era rinfoltito il gruppo eh, ehm, con lo stesso Valletta sul quale ci eh, riportiamo quando ormai siamo in vista proprio eh, della conclusione e quindi poi daremo anche l'ordine di arrivo per quanto riguarda le varie categorie ed ecco qua che arriva a braccia alzate il eh, vincitore. Per quanto riguarda quindi le varie classifiche, nella categoria Elite Sport ha vinto Andrea Matteoli, nella categoria M1 ha vinto Gabriele eh, Matteoli della Nova Primavera Furculi, nella categoria M1 ha vinto Gabriele Benedetti della Villa Franca, per quanto riguarda la M2 ha vinto la sua categoria ma anche la classifica generale Antonio Valletta della Tutti in Sella Ciclo Sovigliana, per la categoria M3 Giuseppe Longobardi della Cical per la categoria M4 ha vinto ha vinto Andrea Bali della New MT Bike Team 2001. Mentre rivediamo le immagini dell'arrivo a braccia vittorioso, proprio eh, di eh, Valletta, noi per il momento eh, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla seconda parte della trasmissione con la seconda parte della gara.